E salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video. Riprendiamo con Call of Duty Mobile. Allora, come sempre vi ricordo che in descrizione trovate il link ai miei social, Instagram, Facebook e soprattutto Twitch, e trovate anche i link al canale Discord del mio clan e alla pagina Instagram del clan. Allora ragazzi, finalmente è uscito l'evento stagionale per poter sbloccare l'Holger. Mamma mia, devo ringraziare DarkYT, un iscritto che ieri mi ha detto, credo in live o su Instagram, non mi ricordo bene, perdonami, che sarebbe uscito oggi e non venerdì, perché mi sa che venerdì uscirà invece la versione leggendaria dell'Holger. Quindi meno male che tanto noi ci possiamo gustare finalmente questa versione. L'ho già portata in code cinese, se vi siete persi le eventuali live, alcune le ho fatte su Twitch, una mi sa che l'ho fatta anche qua su YouTube, quindi vi rimando in alto a destra comunque alla prevista delle live, qualche live di code cinese, l'ultima che ho fatto. Allora, partiamo con ordine. Anzi, prima di andare a vedere come poterlo sbloccare, questi giorni me l'hanno chiesto: Org, come hai messo l'indicatore delle impostazioni? In questo caso l'avevo messo soltanto per la battle royale, vedete il puntino in mezzo. Allora, ve lo faccio vedere. Andiamo in modalità multigiocatore, prendiamo il pulsantino delle opzioni. Adesso io mi aiuterò con la Apple Pencil, lo vado a posizionare bene in centro, poi lo rendo piccolissimo e lo opacizzo un tucchitin. Facciamo così, dovrebbe essere questa è la mappa, perfetto ragazzi, è una roba molto molto veloce. So che per esempio per gli Android ci sono delle applicazioni che ti mettono sopra lo schermo, diciamola così, proprio un mirino particolare. Credo che un ragazzo del mio clan, Ruci, ciao Ruci, utilizzi questa cosa. Sono un attimo titubante perché secondo alcuni ci potrebbe essere eventualmente un rischio di ban da parte di Activision, perché appunto non vogliono che ci siano delle applicazioni che si sovrappongano a Call of Duty Mobile, per esempio le famose hack e quant'altro. Ma non è questo nel momento né la sede, ragazzi, andiamoci subito a vedere tutte le missioni. Come sempre vi vado prima a spiegare missione per missione, poi andremo a vedere con un gameplay. Naturalmente non vedrete tutto il gameplay di quella determinata missione, ma un paio di kill, e poi passiamo a quella successiva. Detto ciò, la prima: uccidi 30 nemici in qualsiasi modalità di gioco. Molto semplice ragazzi, fate qualsiasi modalità, basta che uccidiate 30 nemici. Uccidi 20 nemici usando qualsiasi fucile d'assalto dotato di 5 accessori. Anche questa molto semplice, l'importante è che appunto il fucile sia completamente equipaggiato. Uccidi 15 nemici con colpi alla testa usando qualsiasi mitragliatrice leggera. Anche questa mi sembra piuttosto semplice. Uccidi 30 nemici usando qualsiasi mitragliatrice leggera dotata di qualsiasi caricatore e 4 accessori. Quindi ragazzi, dovete avere una mitragliatrice leggera full, quindi equipaggiata alla fine con 5 accessori. Uno di questi, per forza di cosa, deve essere il caricatore che aumenta il numero dei colpi. La penultima, quella che ci permette proprio di sbloccare l'Holger 26, ragazzi, naturalmente io arriverò a questa. Uccidi 30 nemici usando qualsiasi fucile d'assalto dotato di qualsiasi portafortuna. Dopo le andiamo a vedere, portafortuna sono quei baracchini che penzolano, che si attaccano all'arma. Vabbè, ve lo dico tanto per informarvi. L'ultima missione: uccidi 30 nemici usando una qualsiasi Holger 26 dotata di 3 adesivi. Quindi ci dobbiamo mettere 3 adesivi. Detto ciò ragazzi, partiamo a bomba con la prima: uccidi 30 nemici. Allora, in questo caso, ragazzi, ho collegato controller PS5. Rimando il video su come poterlo collegare eventualmente, ma è abbastanza facilissimo. Allora, io direi, mi sono collegato al controller, ragazzi, perché così almeno mi trovo una partita abbastanza semplice. Andiamo a sceglierci una mappa che in linea teorica dovrebbero cagarsi in pochi, così non abbiamo rotture di balle. Proviamo con Shoothouse e via. E mentre si carica la partita, mi raccomando ragazzi, spolliciate come se ci fosse domani e condividete il video, è il minimo. Poi più tardi, dopo pranzo, quant'altro,
sarò in diretta su Twitch, quindi vi aspetto numerosissimi. E basta, perché oggi è mercoledì, quindi non farò la live su YouTube. Domani sera sì, naturalmente, sempre dalle 20 alle 23.30. Gli orari li trovate in descrizione. E poi ragazzi, oggi esce il secondo episodio della serie Marvel Loki. Mamma mia, il primo episodio stupendo, non vedo l'ora più tardi di godermi il secondo episodio. Per ora sono tutti bot, quindi molto bene. We tied for the lead. Enemy down. We're taking the lead. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Ok, devo dire, partita abbastanza semplice. Piuttosto comodo l'indicatore della, come si chiama, delle impostazioni. In realtà è fatto soprattutto perché ha uno schermo piccolo, quindi fatemi sapere se lo usate anche voi qua sotto nei commenti. Ragazzi, stiamo facendo parecchie kill. Ok, perfetto ragazzi, facilissimo, ci sono solo bot, ma va bene così. Quindi il mio consiglio appunto è, se non volete rotture di balle, ragazzi, ricordatevi, fate mappe che tendenzialmente non si caga nessuno. Stiamo per morire, malissimo. Allora, mandami questo. Ci mettiamo uno scudo qua. Tra l'altro, perché c'è uno scudo? Non si sa. Ma va bene. Mandami il baracchino. Tac. Ragazzi, siamo a 20 kill, quindi a sto punto ci vediamo dopo. Anzi, prima di vederci dopo, ragazzi, godiamo la bomba nucleare. Che fanno? La usa nucleare. Tac, e via. E dopo la nucleare direi di vederci la missione successiva. Guarda. Molto prepotente la signora. Ragazzi, no, no. Perfetto ragazzi, ho completato la missione. Eccola qua, perfetto. Passiamo a quella successiva. Tanto 287, molto bene, molto bene. Uccidi 20 nemici usando qualsiasi fucile d'assalto dotato 5 accessori. Ragazzi, anche questa è veramente una cagata. Allora, questa qua, per renderla un po' più veloce, direi un tutti contro tutti. Sì, ma io farei su Rust, proviamoci, no? Allora, anche in questo caso sono per ora tutti bot, quindi va che è una crema. Ci teniamo il KN44 che secondo me entro breve ce l'avremo. Diamantino, diamantino, che con la mitica diamante, lo spiego perché alcuni me lo chiedono. Ragazzi, la mira a quest'ora è quel che è. Ma vaffanculo. Ovviamente ragazzi, dovete soltanto ucciderli con l'arma. Se usate una serie punti come il drone e quant'altro, non vi viene conteggiata. Attenzione alla distanza. Prego, in fila. Vabbè, comunque ragazzi, missione piuttosto easy, quindi ci vediamo dopo. Molto bene, e anche questa missione è stata fatta. Ragazzi, non vedo l'ora di provare l'Holger, attenzione, ma soprattutto voglio capire, rispetto alla versione di COD Mobile cinese, se è uguale multigiocatore oppure è più potente o meno potente, perché nella versione di COD cinese fa parecchio male. La terza missione, uccidi 15 nemici con competenza usando mitratrice leggera. Molto molto bene. Da qualche parte, eccolo qua, l'RPD. Ci mettiamo ovviamente la voltaia, anche se è abbastanza inutile. Allora, in questo caso ritornerei eventualmente su postazione e facciamo shoot house. Forse questa tra tutte le missioni è quella che vi prenderà un po' più di tempo, perché appunto mirare adesso. Molto serioso questo video, ragazzi. Sono abbastanza stanchino. È prestissimo, non avete idea di quanto è presto. Allora, mira fissa e via. Ok. Allora,
qualche colpo a testa l'abbiamo fatto. Perfetto. Tanto ragazzi, da notare il numero di munizioni abnorme che ho qua. Sicuramente qualche colpo lo... Però ci lecca, ma pensavo fosse più difficile onestamente, ma basta mirare abbastanza in alto. Ok, ci ha shottato malissimo. Ok, il numero di munizioni che sto sprecando è abnorme. È un po' complesso. Diciamo che forse nella media distanza è riuscito a fare headshot. Ok, grazie cara che me l'hai confermato. Boh, signori, abbiamo due mitraglioni. Boh, non ci ferma nessuno. Rambo, non sei nessuno. Possiamo anche vederci dopo. Ok, bella lì. Lo scoglio l'abbiamo superato, molto bene. Uccidi 30 nemici usando qualsiasi mitragliatrice leggera, scusatemi, dotata di qualsiasi caricatore e 4 accessori. Allora, teniamoci l'RPD... Munizioni, perfetto ragazzi, caricatore da 200 colpi, anzi io farei 150 colpi così ci muoviamo leggermente più in fretta e direi a sto punto di fare sempre shoot house. Mamma mia signori, abbiamo fatto una collateral di 5 kill. Vabbè. Lui ha già sbloccato l'Holger. Ottimo, bravo, bravo. Mi è piaciuto sto ragazzo. È un po' più avanti rispetto a noi. Cagaro. Ok. Vediamo quanti qui siamo. 17, dai ragazzi. Detto anche questa è molto easy, quindi ci vediamo dopo. E anche questa completata molto molto bene. Tanto c'è Gaia in gioco, c'è Gaiettina. Perfetto, la mia valletta durante le live. Andiamo a vederci finalmente la missione per sbloccare l'Holger, uccidere 30 nemici usando qualsiasi fucile d'assalto dotato di porta fortuna. Allora, so che in passato... intanto c'erano delle problematiche riguardante portafortuna, adesivi e quant'altro, quindi andiamo su armaiolo per mettere il portafortuna. Ragazzi, personalizza portafortuna. Allora, quale ci mettiamo sul KN? Mettiamoci qualcosa di particolareggiante. Allora, ci mettiamo l'orsetto, guardalo qua, che questo faceva parte dell'estrazione del GKS. Se non vado errato, ci mettiamo anche un adesivo? Ma sì, ma mettiamoci un adesivo, sti cazzi. Tanto dovrebbe contarcela lo stesso. Tra l'altro alcuni di voi mi hanno già chiesto se per caso acquisterò l'Holger mitico. Ragazzi, onestamente no. E poi l'Holger normale è già bello di suo come design, quindi credo lo spendere solo più. Ma che state fuori. Pronti? Anche qua, qualche kill. E poi c'è... ci vediamo dopo. Bravo. Ma che cazzo fa? Non abbiamo... allora. Eppa, via, via. Devo prendere anch'io l'Oleg 26. No, non ho il drone. Vabbè. Tanto la partita è lunga. Questo fra poco quitta. Dai, la salto. Vabbè, avete capito, insomma, è facile, dai, è una stronzata. Altro ragazzi, vi dico già subito, ho sbloccato un botto di mimetiche. Perché per chi mi segue e ha seguito soprattutto le live, sia su Twitch che su YouTube, l'ho usato un casino a Battle Royale. Quindi molti momenti che l'ho già sbloccato e secondo me è anche abbastanza alto di livello. Ok ragazzi, finalmente l'abbiamo sbloccato. Oddio, dove l'ora? Allora, via via via, non frega niente. Signori, attenzione, grande momento. Possiamo anche mettere in pensione il nostro carissimo RPD. Livello 42 ragazzi. Neanche l'avevo sbloccato già a livello 42. Vabbè, lo andiamo a potenziare comunque al massimo, così qualche carta l'andiamo a buttare via. Allora, adesso non farò il gasmit perfetto per tutta la situazione,
Però, dopo caricatore per carabina Holger 26K e 26C, allora, meno 23 tempo di ricarica e tempo di ricarica, capacità del caricatore, mica questo ti toglie un fottio. Sì, perché in questo caso, ragazzi, l'Holger lo si può trasformare tranquillamente in fucile d'assalto. Multigiocatore, quello che io vorrei proprio fare, tra l'altro c'ha una velocità di mira assurda. E io direi in questo caso metterei munizioni iniziali al massimo, così il caricatore si riempie un pochettino. In realtà volevo vedere la canna, mamma mia, cioè ragazzi vi diventa veramente neanche un fucile d'assalto, una mitraglietta. Ok, metterei questo, resto qualcosa per ristabilizzare un po' i rinculi. Ok, mettiamo questo calcio qua e un laser. Tanto bello il laser che viene posto sulla parte superiore dell'arma. Dispersione senza mirare, dai, mettiamoci questo, così andiamo. Cioè ragazzi, guardatelo qua. Vediamo le mimetiche. Allora, sabbia, siamo praticamente vagamente quasi a metà, 138 su 400. Questa l'abbiamo già completata, mamma mia. Sblocca 145 nemici da lunga distanza. 125 nemici con gli accessori al completo, colpi alla testa e questo senza accessori. Ragazzi, andiamolo a provare immediatamente, poi entro stasera naturalmente me lo farò Damasco, mamma mia. Mettiamo qua, mettiamoci postazione e finalmente andiamo a provare questo Holger 26. Beh, ragazzi, guardate la velocità di mira. Sono curioso di vedere anche mentre corro. Ragazzi, è un fucile d'assalto. Ma è un fucile d'assalto, porca di quella miseria. Porca Eva, abbiamo 280 colpi. Madonna, raga! Ma quanto non è bello! We've taken the lead. UAV online. Friendly Shock RC is ready. Hunter Killer Droid ready for deployment. Friendly Shock RC is coming. Headshot. No, ragazzi, veramente versatile quest'arma. Cioè, la volete più su munizioni? Ma levate dal cazzo, ragazzi. Ok, mi hanno ammazzato malissimo. Mi serve per qualche missione, che ne so. E ve la potete fare. Mi serve. Ok, ragazzi, qua mi sono un attimo impantanato. Perché ho appena pulito lo schermo. Appena pulisco lo schermo. Ok. L'iPad mi deficita non poco. Allora io mi metterei anche qua. La volete come SMG, mitraglietta? Ma lo potete fare, lo volete come fucile d'assalto? Raga, lo volete fare, cioè? Dove cazzo stanno qua? Beh, lasciate, ripeto, un attimo la mira, ragazzi. Veramente presto. Ma comunque, allora, questo gasmit non mi dispiace. Provatelo anche voi e fatemi sap. Fatemi sap, ragazzi, se vi piace. Copiato tranquillamente. Ok, così spariamo anche senza mirare. Comunque, tanta roba, pochi colpi. E tirate giù i nemici. Aspetta, via che c'è la bombola. Ok, mettiamoci pure un drone. Allora, hanno messo una torretta robot. Perfetto. Mamma mia. Ragazzi, la nostra precisione nel lanciare granate fa paura, bisogna dire. Fa molta paura. Perfetto, abbiamo liberato la postazione. Ho fatto headshot. Stanno sparando da dietro. Io devo usare un attimo. Siamo a 3. Devo aiutare in mezzo. Ma che state fuori? Cioè, raga, guardate con un caricatore.
è veramente overpower. Ma io questa, raga, me la porto, io prendo e me la, io me la prendo, me la porto in classificata questa arma. E subito nel loadout di VR. Vieni qua, Salam. Ok, bravo sto ragazzo con il... Ma perché ha fatto spogliare la casa di Cristo? Facciamo anche coppia di distanza. No, raga, questa è una... Cioè, tempo un mese questa, ragazzi, ve lo dico subito. È già diamante. È già diamante entro un mese. La macchina, secondo voi, da chi andava a comprare le palle? Bella, lì abbiamo vinto, raga. Mi prende il naso, mamma mia, raga. Come l'altra volta in live, datevela a recuperare su Twitch. Parte la live, stavo benissimo. A un certo punto inizio a sortire per 10 volte e mi va via la voce, ragazzi, nell'arco di 3 minuti. Facciamo male, lasciate male, lasciate male. Cioè, allora, guardate, parecchie mimetiche ho sbloccato. Poi se avete qualche gunsmith da consigliarmi, assolutamente, ma le ho mandate su Instagram. Secondo me già questo potrebbe essere una bomba, quindi fatemi sapere. Quindi ragazzi, queste erano le missioni per sbloccare l'Holger 26. Scusatemi, mi ripeterò mille volte, tantissima tantissima roba, missioni veramente facili. Tra l'altro le missioni per sbloccarle, per sbloccare la stessa arma, però su codice cinese, erano completamente diverse ed erano ancora più facili. Comunque ragazzi, fatemi sapere se avete qualche piccola difficoltà, in quanto non dovreste, ma se ne avete fatemelo sapere. Ricordatevi che dopo pranzo ci vediamo su Twitch con la live, dove farò gameplay per poter appunto sbloccare la mimetica Damasco Oro barra Damasco. E da Pasquale mando un enorme saluto, un enorme abbraccio, e ci vediamo dopo pranzo su Twitch. Ciao a tutti ragazzi.